Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale vi voglio presentare, come dice bene il titolo, una serie di consigli e trucchi per Ubuntu e Unity, per l'uso di Ubuntu e Unity. Sono delle cose veramente spicciole, magari già note a qualcuno non note, che però possono fare comodo qua e là durante l'uso del nostro desktop. Ora partiamo dal primo e vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, facendo clic con il tastro centrale del mouse sul pulsante di una finestra Nautilus che serve a massimizzare, quindi massimizzare si intende questo pulsantino qua, questo, massimizzare praticamente ingrandire la finestra a tutto schermo, rispettivamente ripristinarla come qui ora, praticamente così l'ho ingrandita e così l'ho rimpicciolita di nuovo com'era. Voilà, questo. Quello è il tasto che ci interessa. Quindi, facendo clic con il tasto centrale del mouse, si ottiene una massimizzazione esclusivamente verticale. Quindi, faccio un clic con il tasto centrale del mouse e vedete che la finestra si alza a tutto schermo, ma non si allarga a tutto schermo. Questo può venire comodo quando si hanno magari un paio di finestre da affiancare in modo particolare. Ecco, è vero che con la nuova Unity basta prendere la finestra e trascinarla sul bordo sinistro, rispettivamente destro, dello schermo e la finestra si massimizza da sola a metà schermo, quindi metà di qua, metà di là si possono facilmente affiancare due finestre. Però non si sa mai, può venire comodo anche questo trucchetto del tasto di massimizzazione, quindi tasto destro del mouse. Rispettivamente, ancora una volta, tasto destro del mouse e si torna alla posizione originale. Rispettivamente, facendo clic con il pulsante destro del mouse sullo stesso tasto, si ottiene una massimizzazione esclusivamente orizzontale. Forse questa è più utile che quella verticale. Quindi tasto destro del mouse sempre su questo pulsante per ingrandire e vedete che si allarga tutto schermo. Ecco, questa soprattutto in Nautilus forse è la cosa più utile perché con il tasto F3, come saprete, si suddivide la finestra in due parti e quindi qui si può essere su una cartella e qui su un'altra, magari dovete spostare, che ne so, delle immagini, della musica, qualsiasi cosa, dei documenti tra una cartella e l'altra, potete e troverete sicuramente comodo avere aperto una finestra sola di Nautilus suddivisa in due, e magari fa comodo avere appunto ingrandita a tutta larghezza con un solo clic del mouse, del tasto destro del mouse. Ecco, vedete che se io ho la finestra non massimizzata, magari sono un po' piccoli gli spazi fra le due parti, le due cartelle separate. Ecco però, tasto destro del mouse allarga e quindi ho tanto posto per lavorare, vedete, portare di qua e di là. Praticamente come avere due finestre aperte, ma in realtà è una sola. Questo può fare veramente comodo. Quindi di nuovo tasto destro del mouse e torniamo alla posizione e alla grandezza originale della finestra. Ecco, questo è un consiglio, un trucchetto carino che magari non tutti sanno, non so, magari. Io non è che l'ho scoperto da tantissimo tempo fa, magari qualcuno di voi lo sa da sempre. Ecco, adesso lo sapete anche voi. Secondo trucchetto è come selezionare tutto il nome di un file, nome più estensione. Ecco, Nautilus, normalmente, se io seleziono un file e poi faccio il tasto F2 per editare il nome del file, vedete che con un F2 viene selezionato solo il nome del file e non l'estensione .png in questo caso. Ecco, questo è il comportamento per difetto premendo una volta il tasto F2, che F2 è piuttosto standard, e anche per esempio sotto Windows, sotto sistema operativo Windows, premete comunque F2 per editare il nome di un file. La differenza del comportamento per difetto è che sotto Windows voi praticamente fate un F2 e ottenete la selezione di tutto, compreso l'estensione del file. In Nautilus, qui in Linux, sotto Linux, Unity, Linux, Nautilus, quindi ambiente GNOME, non so, KDE probabilmente fa la stessa cosa, perché mi sembra che è un'abitudine, diciamo,
piuttosto di Linux in generale, non necessariamente di GNOME, eccetera. Però non avendo in mente una prova recente, se è vero o meno, non vorrei giurarci, però mi sembra che anche KDE fa così, quindi un F2 seleziona il nome del file. Ecco. Non è necessario andare con il mouse per selezionare tutto, quindi rifare l'operazione praticamente, ma basta premere due volte in sequenza F2 per selezionare anche l'estensione del file. Avete visto? Quindi prendo un file, F2 una volta solo il nome, che può servire anche solo quello, eh? Noi abbiamo bisogno solo del nome, F2 un'altra volta, più nome più estensione. Ecco, direi che è decisamente più pratico che sotto Windows, che a volte vogliamo solo il nome del file, però ci troviamo selezionato tutto in un colpo solo e dobbiamo sempre correggere con il mouse. Qui le due operazioni sono separate, nome del file e estensione. Anche questo trovo pratico e carino da sapere. F2 due volte, selezionato tutto. Terzo consiglio e o trucchetto è come visualizzare il menu GRUB2 durante il boot del PC. Ecco, tradotto in italiano questa cosa vuol dire cosa? Quando il PC parte, se sul PC stesso è installato un solo sistema operativo, per esempio come nel mio caso che ho naturalmente solo Ubuntu installato, non vedrò mai questa finestra che vedete qua sotto. Vedete che c'è scritto GRUB qua. Praticamente questo è un pre-menu che serve a selezionare il sistema operativo che si vuole far partire su un PC che ne ha installato più di uno. Tipicamente chi ha installato Windows su una parte del suo disco e Ubuntu per esempio o Linux o qualcosa d'altro su un'altra parte del disco del suo PC vedrà apparire ogni volta questo menu che è a caratteri testuali, diciamo un po' come un terminale, non è ancora grafico perché è proprio all'inizio, la partenza del PC, vedrà apparire questo menu chiamato GRUB, che è il sistema di gestione di questo menu GRUB. Ecco, lo vedrà apparire e le voci qui corrisponderanno ai sistemi operativi che lui ha installato su quel PC. Ho fatto l'esempio Ubuntu e Windows, in quel caso vedrà apparire una o più voci di Ubuntu come in questo caso qua e da qualche parte qui sotto anche Windows 7, XP, quello che è, e se ce ne sono di più verranno elencati di più, quindi dal numero di due sistemi operativi in su questo menu appare comunque per permettere di scegliere cosa si vuol far partire, quindi si seleziona poi con le freccette della tastiera in su e in giù cosa si vuol far partire. Però se c'è un sistema operativo solo non appare, quindi viene saltato via questo menu. Se per un qualsiasi motivo di intervento tecnico, di bisogno di intervenire per qualche problema nel PC o che ne so io, qualsiasi cosa che sia necessario comunque far apparire questo menu, anche se di solito non appare, come si fa? Basta tenere premuto il tasto Shift durante il processo di boot, cioè di partenza del PC. Ecco, tenendo premuto il tasto Shift nei primi istanti di partenza del PC, vedrete che appare questo menu. Ecco, questa immagine proprio l'ho presa io, non l'ho cercata in rete e poi copiata, ma l'ho proprio presa io dalla mia macchina virtuale di Ubuntu 12.04. Avendo un solo sistema operativo installato di solito non mi appare, ho tenuto premuto il tasto Shift alla partenza del mio sistema e mi è apparso, quindi vedete che con un sistema operativo solo normalmente la prima voce è quella che parte per difetto, che voi non vedete mai, ce n'è una quando ci sono difficoltà, vedete tra parentesi modalità di ripristino, il test della memoria, eccetera eccetera. Ci sono alcune opzioni, però appunto per difetto quando c'è un sistema solo parte la prima voce. Riassunto, il trucchetto qui dove sta è solo tenere presente che bisogna usare il tasto Shift per forzare la visualizzazione di questo menu. Voilà. Spero che nessuno ne abbia mai bisogno, nel senso che di solito questo menu si usa a parte la scelta di un sistema operativo diverso, quando è uno solo si usa quando ci sono problemi, quindi spero che nessuno ne abbia mai bisogno, però da sapere, tasto Shift per farlo apparire. E voilà. Ovviamente nel commento, nella descrizione di questo tutorial, di questo video, vi elencherò
questi consigli e trucchetti a uno in modo che sappiate, senza dover guardare tutto il video, cosa presento in questo video, eh? Ve lo dico adesso finché mi viene in mente, così come vi dico adesso finché mi viene in mente che questa è una prima serie di consigli e trucchi per Ubuntu e Unity. Niente, nessuno vieta che in futuro, se potrò o se avrò l'occasione di accumularne altri man mano nell'uso, man mano che passa il tempo, potrò magari continuare questa serie con magari un consigli, trucchi 2, 3, chi lo sa, il futuro lo dirà. Per il momento vi offro questi che ho raccolto già da un po' di tempo. Ecco che se si vuole una spiegazione di Grub, qui mi sembra che ho messo un link qui sull'immagine, ecco si apre Wikipedia Grub. Per i più tecnici e i più curiosi, se vogliono andare a indagare cosa vuol dire Grub, come sigla e cosa serve, che cos'è, c'è questo link a Wikipedia che vi posso poi mettere anche nella descrizione, perché no, e che appunto spiega i dettagli. Andiamo avanti. Dizionario di parole a disposizione. Ecco, questa è una cosa che può servire sì o no, più che altro una curiosità. Probabilmente pochi sanno che nel nostro sistema Linux, specificatamente Ubuntu installato, c'è una cartella nel nostro sistema che contiene dei dizionari di parole. Ed è precisamente questa, OSR Share Dict. Faccio clic, si apre. Ecco, a dipendenza delle lingue installate sul sistema, nel mio caso ho installato naturalmente l'inglese, c'è sempre, quindi ci sono sempre due file, inglese-americano, inglese-britannico e l'italiano ovviamente. Ecco, cosa sono questi qui? Sono semplicemente dei dizionari di testo semplice. Se io faccio doppio clic sull'italiano, vedete che parte da Achille e va a tantissime, tantissime parole. È proprio un vero e proprio dizionario, ce ne sono dentro fino a, vedete che passa i 100.000. Ecco. A cosa possono servire questi? La stessa cosa in inglese, scusate, la stessa cosa identica, ma soltanto con termini inglesi in inglese. Francamente, l'utilità, io ve lo dico perché l'ho scoperto per caso e mi è sembrata una cosa curiosa, quindi la metto in questa serie di consigli e trucchi. Però potrebbe sempre servire avere un dizionario già a disposizione per, non so, per un programmatore di software, di programmi che vuol testare il proprio software, magari ha bisogno di un insieme di termini per testare non so bene che cosa, ecco. Questi sono dei dizionari liberi già preparati a disposizione, elencati in ordine alfabetico. Chi lo sa, può sempre servire, può sempre far comodo. Sappiate che ci sono, se non vi serviranno mai, ve lo scorderete, se vi servono direte: ah, però adesso lo so. Voilà. USR Share Dictionary. Quindi dizionari, veri e propri dizionari. Più lingue avete installate sul vostro PC, più di questi file vi ritroverete in questa cartella. Voilà, questa è più una curiosità, se vogliamo, più che un consiglio, un trucco. Poi, come usare la chat audio video di Google? Ecco, questa è una cosa, vabbè, che ho constatato, diciamo, nella pratica. Installando Ubuntu 12.04, ma anche in versioni precedenti, c'è già installato per difetto anche il programma Empathy, che è quello che gestisce la chat, praticamente i vari modi di chat, quindi vocale, testuale e anche video. Ecco, e questo è il sistema appunto per difetto. Cosa vuol dire? Che se non avete installato nient'altro per usare la chat, avete già a disposizione quello che vediamo qui nel menu a bustina qua. La chat, praticamente questo. Se cliccate qui vi si apre la finestra di Empathy. Se vi siete connessi al vostro account Google, MSN o quello che volete voi, Jabber, quello che volete voi, vedrete i vostri contatti che appaiono nella finestrella. Rispettivamente qua sopra, nelle varie icone, potete mettere il vostro stato, come volete che appaia ai vostri contatti, quindi se non ci siete, se ci siete ma non avete tempo, se siete assente temporaneamente oppure disponibile. Ecco, questo comunque il programma di chat è Empathy, il quale appunto include già lui una modalità di video chat, quindi un po' come fate le videotelefonate con Skype, se vogliamo tanto per capirci chi usa Skype, può usare anche Empathy per
attraverso il protocollo di Google Talk o di Jabber, può usare Empathy per parlarsi e vedersi anche. Ecco, fatto sta che essendo un sistema per difetto su Ubuntu ha solitamente il sopravvento, quindi se uno mi chiama e io sono disponibile e sono in rete, è Empathy che sul mio PC reagisce, mi risponde, si attiva e mi dice guarda che c'è qualcuno che ti chiama. Ecco, però se io ho installato anche Google, il browser, che non so, Firefox o Google Chromium con il plugin Google Talk, con il plugin di Google per fare chiamate audio e video, che è praticamente lo stesso tipo di servizio, se vogliamo, della chat, ecco, e dobbiamo fare in modo, se vogliamo usare quello, naturalmente in alternativa ad Empathy, dobbiamo fare in modo che Empathy se ne resti tranquillo e ci permette di usare Google Talk. Ecco, nella mia esperienza pratica ho visto che è sufficiente assicurarsi di un paio di cose, fare un paio di cose per permettere che sia Google Talk a intervenire e non Empathy. Cioè, uno è essere fuori rete in Empathy, quindi diciamo tenerlo in stand by, un po' tra virgolette spento, quindi il sistema per difetto tenerlo spento. Due, posizionarsi sulla pagina di Gmail, perché è proprio da lì che parte il tutto, quindi se io mi posiziono su Gmail, qui sotto vedete qui in basso a sinistra che c'è il cerca persone e avete sotto i vostri contatti, ed è da qui che potete cercare una persona e chiamarla rispettivamente. Una persona che vuole chiamarvi viene qui a cercarvi, clicca l'iconcina della videocamera o solo del microfono per l'audio e instaura, avvia un contatto audio e o video. Ecco, quindi se entrambe le persone sono posizionate su questa pagina e una delle due inizia la conversazione partendo da qui in basso a sinistra, anche dall'altra parte si attiverà la chiamata via Google Talk e non via Empathy. Ecco, quindi riassumendo, se non sono stato chiaro, assicurarsi di essere fuori rete con il sistema Empathy e posizionarsi da entrambi i capi della trasmissione nella pagina di Gmail per far partire il tutto. Questo almeno quello che ho constatato io nella pratica. Poi se c'è un altro metodo non lo so, non è molto importante, questo so che garantisce di usare uno o l'altro. Qual è meglio? Francamente, a livello di Ubuntu 12.04 né Empathy né Google Talk hanno alcun problema a funzionare, cioè tutte e due sono praticamente perfette. Io li ho provati tutti e due da entrambi i lati, diciamo da entrambi i capi di chi vuole comunicare uno con l'altro, e funzionano tutte e due perfettamente. Addirittura mi sembra che una volta mi è capitato che qualcuno mi chiamasse mediante Google Talk e me si è aperto Empathy, quindi addirittura i due sistemi incrociati, siccome la trasmissione è sempre il protocollo di trasmissione che usa Google, che è XMPP, è sempre quello il protocollo di trasmissione, quindi funzionano addirittura incrociati i due sistemi. Però appunto, questa spiegazione l'ho messa qui in caso che qualcuno voglia usare un sistema al posto di un altro sul suo PC se sono installati entrambi. Ecco, fate poi le vostre prove se volete e constaterete come me che c'è un modo per escludere uno rispetto all'altro. Poi un altro paio di consigli o trucchetti per terminare questa prima serie di consigli e trucchi. Allora, come ottenere i dettagli del proprio hardware senza installare programmi superflui? Ecco, in Ubuntu Software Center di sicuro è presente uno o più di un programma con interfaccia grafica che vi presenta i dettagli del vostro hardware. Però io ritengo che sono programmi superflui, nel senso che solitamente c'è bisogno, che ne so, una volta nella vostra vita, due volte nella vostra vita o nella vita del vostro PC, di andare a vedere un certo dettaglio del vostro hardware, e poi quei programmi l'avete installato ma non lo userete più. Di solito va a finire così con questo tipo di programmi. Allora io mi chiedo sempre perché andare a cercare e installare un programma
tra virgolette, superfluo quando abbiamo già i mezzi per trovare queste informazioni, quell'una tantum che l'abbiamo bisogno. E quindi basta aprire un terminale, senza paura, mi raccomando, si apre un terminale, si usa un semplice comando, quindi adesso ve lo mostro. Scorciatoia CTRL più ALT più T, se volete usare la scorciatoia invece di cercare nella dash il terminale, vi si apre il vostro bel terminale, eccolo qua. E usare cosa? Il comando LSPCI. Usiamo questo comando LSPCI e vedete che forse è meglio che allargo un attimo il nostro bel terminale, così le righe rifaccio. Ecco, così va appena appena a capo qui, però vedete il principio di questo comando LSPCI. Vi dà un elenco stringato di tutte le parti hardware che compongono il vostro PC, riconosciute dal sistema ovviamente, tipo Intel controller, questo ICH9 è il controller, la parte audio del mio PC per esempio, la scheda audio, vedete, audio controller ancora una volta ICH9, poi qua da qualche parte ci deve essere anche la scheda grafica, eccola qua, la mia scheda grafica Nvidia Corporation G96, quindi c'è proprio anche tutto il modello, se dovete riferirvi al modello della vostra scheda grafica per un problema o per dire a qualcuno sì, io ho quella tal scheda, qui vedete che appare già il modello. Ecco il mio, ripeto, un PC vecchio di 4 anni se non di più, è una GeForce GT130M e nel uno degli ultimi video, mi sembra il terz'ultimo video, ho parlato appunto di come registro i miei video e della mia decisione di passare ai driver Nvidia Nouveau liberi open source. Ecco perché ho constatato che con questa scheda, malgrado sia piuttosto vecchiotta, funzionano egregiamente. Ecco qua, è proprio questo il modello per esempio della mia scheda. Poi c'è il controller, quindi quello che gestisce la scheda di rete, quindi la connessione ad internet, che è un Realtek. Ecco, qui viene fuori anche la marca del produttore, vedete Ethernet, che è la presetta dove collegate il cavo che vi arriva dal router. Poi c'è il FireWire e le varie cose, ci sarà in giro l'USB controller, vedete l'USB, io ho 4 porte USB se non erro sul mio PC, non vorrei sbagliarmi, sì, 4 porte, qui ce n'è una marcata in più, probabilmente fa vedere il controller in quanto tale, poi le 4 porte eccetera eccetera. Comunque, ecco, senza perdere troppo tempo, avete capito che LSPCI è un comando che senza installare nulla ci dà già installato per difetto tutte le nostre informazioni. C'è una versione, diciamo una variante del comando, che è quella che ho scritto qui, che ci dà ancora più dettagli. Quindi se io eseguo l'altro comando, vediamo un po', ecco, questo comando cosa vuol dire? Lo stesso LSPCI, meno V vuol dire verboso, cioè in inglese verboso, cioè vuol dire dettagliato praticamente, che ci dice tante cose, verboso, comando verboso, barretta verticale e less, questo praticamente il less è un altro comando che non c'entra niente con l'LSPCI, ma permette di paginare, perché essendo verboso il risultato del comando, ci sono tante cose che scorrono a terminale, poi recuperarle è più difficile, quindi si aggiunge quella barretta verticale less, che permette, come vi faccio vedere adesso, paginando col tasto con il mouse, vedete che io posso tornare su all'inizio, vado in giù con la rotellina del mouse o con le freccette su e giù o pagina su, pagina giù con i tasti page up e page down della vostra tastiera, vedete alla fine viene fuori end quando è arrivato alla fine, se no tornate all'inizio e non, quando non va più in su siete all'inizio. Ecco, vedete, verboso perché per ogni parte hardware del vostro PC vi appaiono non solo la prima riga che vi descrive esattamente cos'è, ma
ulteriori dettagli sotto che possono servire o meno, possono dirvi qualcosa o meno, essendo tante sigle, tante parole in inglese tecniche, però magari a chi vi dà supporto per un problema serve avere qualche sigla, qualche numero, questi codici, magari servono, ecco. Possiamo andare a vedere ancora una volta la scheda grafica, da qualche parte c'è, sarà giù in fondo, dov'è? Vediamo un po' dov'è la mia scheda grafica, eccola qua. Prima, con il comando non verboso, mi era apparso solo la prima riga, e qui invece c'è descritto quanta memoria ha, per esempio, la mia scheda grafica, vedete? 256 mega. Questa è la memoria dedicata, insita dentro nella mia scheda grafica NVIDIA. Vedete, ulteriori dettagli. Mi dice, vedete qui, dimostrazione che sto usando i driver liberi e non quelli proprietari, vedete, nuovo, kernel driver in use, nuovo, kernel module, nuovo, NVIDIA, bla bla. Ecco, questa è un'ulteriore dimostrazione che sto usando i driver open source. Poi avanti tutto il resto, quindi qui poi si fa, credo, Q, ecco, con la Q si fa quit e si esce dal comando. Voilà. Quindi per quella volta una tantum o due tantum che avete bisogno di qualche informazione dettagliata sul vostro hardware, sapete come fare adesso con questo semplice comando che è già pronto a disposizione. Ultimo per questa volta consiglio o trucchetto che vi voglio elencare e presentare è come riavviare Unity senza riavviare il PC. Ecco, quando può succedere che dovete riavviare il PC o riavviare Unity per un qualche motivo? Quando? Ad esempio, quando si installa una nuova lens. Ecco, noi siamo qui sulla dash, vedete che qui sotto ci sono un certo numero di lens della dash. Eccoli qua. Ecco, se voi ne installate una nuova, allo stato attuale di Ubuntu 12.04 non è attiva, non diventa attiva, non potete usarla finché, teoria, non riavviate il PC o perlomeno non uscite dalla sessione, cioè non fate termina sessione e poi ci rientrate. Ecco, a volte però avete già magari impostato il vostro lavoro magari in vari desktop qua virtuali e diciamo vi girano un po' le scatole a dover riavviare il PC o abbandonare la sessione soltanto per vedere magari una nuova lens che avete installato. Allora, ovviamente o ci rinunciate e aspettate al prossimo riavvio quando vi capita per vedere la lens, ma se la volete vedere subito avete un modo senza perdere il vostro lavoro né niente. E come si fa? Allora, prima di tutto, no, non prima di tutto, e questo è un modo che vi mostro adesso o che vi presento adesso per riavviare Unity tra virgolette al volo, cioè dentro nella sessione viva, quindi si dà un refresh, un rinfresco, un'attivazione di Unity senza dover riavviare il PC o perdere la sessione. Prima di tutto si usa la scorciatoia Alt F2 di tasti, quindi Alt F2 contemporaneamente, per fare apparire la dash particolare, che non è una lens, non è la solita dash, ma è quella per eseguire un comando. C'era anche nel GNOME 2, cioè il vecchio GNOME permetteva con l'Alt F2 di far partire un comando come fosse da terminale praticamente, soltanto che lo fate da qui, vedete, esegui un comando, c'è scritto, esegui un comando, che potete scrivere il vostro comando. In più questo tipo particolare di dash o di lens, se volete chiamarla così, di comandi, tiene presente anche i comandi recenti più usati, che sono magari anche programmi normali che avete fatto partire con la lens, delle applicazioni così, però se le usate abbastanza spesso lui ve le tiene qui per comodità. Quindi a volte se un programma lo usate spesso ma non lo avete nel lanciatore qui nel launcher a sinistra, potete andare a recuperarlo qui semplicemente Alt F2 e lo scegliete. Ecco, ciò non toglie che appunto lo scopo principale è eseguire comandi da terminale, e il nostro comando che ci interessa in questo caso è appunto Unity /replace, e dal nome
abbastanza intuitivo, quindi cosa, Unity, comando Unity, cosa voglio fargli fare? Rimpiazzarlo, quindi farlo ripartire in poche parole. Ecco, quindi Alt F2 Unity Replace, scrivete proprio Unity T righetta righetta Replace e date l'enter. Adesso non lo faccio perché sto registrando il video, non so bene l'effetto che può avere. Comunque, Unity Replace, ripeto, e questo per un attimo vi fa un flash, vi si spegne e poi vi riappare subito il vostro desktop. Non avete perso nessun programma aperto né niente, però vedrete che, per esempio, una lens nuova vi appare immediatamente come se aveste riavviato il PC. Ecco, questo è molto comodo per non perdere il lavoro corrente che state facendo. Voilà, questo era l'ultimo consiglio e trucco per questa volta. Come ho già detto a metà del video più o meno, io continuerò magari a prendere nota delle varie cose che mi sembrano interessanti, tipo queste, le accumulerò. Quando ne avrò un certo numero, potrei fare anche una seconda puntata di questo tipo. Per ora vi ringrazio come tutte le volte per l'attenzione, spero che questo video possa essere utile a qualcuno e alla prossima. Ciao ciao.